Regione Toscana. Il Consiglio regionale. Benvenuti al nuovo appuntamento con il Consiglio regionale della Toscana, la nostra rubrica di approfondimento settimanale che tratta i temi del Parlamentino della Toscana. Ma noi andiamo subito a vedere il sommario con i temi di questa puntata. Tra i temi affrontati dal Consiglio regionale e approvati nell'ultima seduta, la farmacia dei servizi. Si tratta di una modifica di una legge che riguarda le farmacie in Toscana, in cui si intende stimolare un servizio maggiore delle farmacie in tema sanitario, che possano diventare dare dei servizi ai cittadini. Soprattutto si sta pensando di ampliare il punto farmacia proprio in quei territori marginali, perché possono essere un primo accesso ai servizi sanitari e magari anche a delle prime cure per i cittadini e possono diventare ancora un punto di riferimento in quei territori. Ma noi andiamo ad ascoltare meglio che cosa prevede questa nuova norma, che cosa propongono maggioranza e opposizione in aula nel dibattito sulle farmacie dei servizi. Nella sostanza noi adeguiamo la normativa regionale del 2000 è la 16 del 2000, alle mutate normativa nazionale dal 2009 ha aperto alla possibilità di far svolgere nelle farmacie servizi diversi, servizi sanitari diversi, e con questa norma anche in Toscana si apre a tutti i servizi che sono da un punto di vista normativo e quindi dal punto di vista delle leggi oppure anche di accordi Stato-Regioni eccetera eccetera, tutti quelli che possono essere i servizi che possono essere erogati in farmacia potranno essere erogati anche in Toscana. Discipliniamo le modalità in cui devono essere organizzati gli spazi, dicendo che possono essere spazi, devono essere spazi interni alla farmacia separati per garantire la privacy, oppure spazi anche esterni alla farmacia purché abbiano questi requisiti. Escludiamo soluzioni come gazebo o strutture precarie, salvo ovviamente situazioni di necessità, come è stato per il Covid, dove la regione, le aziende possono autorizzare, e discipliniamo anche tutta una serie di passaggi burocratici, cercando di snellirli, abbiamo cercato di eliminare tutti i passaggi non necessari, con le quali le farmacie comunicano all'azienda sanitaria che effettua i controlli quelli che la loro decisione di avviare nuovi servizi sanitari all'interno delle farmacie. Insomma, una norma che va a implementare le attività che possono essere svolte dai cittadini, che possono essere svolte dalle farmacie per i cittadini in maniera capillare su tutta la regione. Ma l'intervento legislativo che propone la maggioranza e per il quale voteremo a favore è molto tiepido. In realtà ormai si sta sviluppando nel resto d'Europa, si sta sviluppando nel resto d'Italia un concetto di farmacia nuovo e moderno, dove la farmacia non è soltanto un luogo dove si vendano e si comprano i farmaci, ma è un luogo dove possono essere erogate prestazioni e servizi sanitari. È un avamposto territoriale, soprattutto nei territori più sperduti o nelle periferie di delle grandi città, del servizio sanitario pubblico. Nelle farmacie dei servizi, la nuova e moderna farmacia dei servizi, potranno essere fatte anche prestazioni di diagnostica di bassa e media intensità, potranno svilupparsi intorno alla farmacia ambulatori sia dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, ma anche di specialisti. Potrà lì trovare sede lo psicologo di base, l'infermiere di famiglia, insomma una nuova farmacia che avvicina la prestazione del servizio sanitario al cittadino, moltiplica i luoghi dove vengono fatte le prestazioni sanitarie, diminuisce le liste d'attesa e accorcia la distanza tra ospedale e territorio. Da questo punto di vista noi siamo convinti che la strada tracciata dal governo Meloni sia quella giusta. Sicuramente da questo punto di vista la risposta del Partito Democratico è tiepida, ma noi cercheremo di migliorarla nel corso delle prossime settimane e dei prossimi mesi. È vero, il punto di forza delle farmacie è la loro diffusione su tutto il territorio in una maniera eccezionale.
che difficilmente potremmo trovare con altre formule. È anche vero però che ci sono e stiamo spendendo tanti soldi nelle case di comunità e quindi rischiamo di avere delle sovrapposizioni, perlomeno in determinati territori, con la conseguenza di non sapere a chi rivolgersi. Per cui il voto è stato sicuramente positivo, poiché inevitabilmente non è possibile non votare a favore di un presidio che possa essere un luogo di incontro per tutte quelle problematiche sanitarie che abbiamo. L'unico dubbio che mi resta è quello di come armonizzarle con gli altri servizi che già eroghiamo oppure stiamo per erogare in base al PNRR, dove tanti soldi, forse fin troppi, sono stati destinati alla costruzione di mura senza prevedere chi saranno gli attori all'interno di queste mura. Questa norma tende non solo ad aggiornare la legge regionale del 2000 recependo una legge nazionale del 2009, ma intende soprattutto offrire un'opportunità, soprattutto nelle zone più periferiche della nostra regione, a vantaggio anche di quei territori magari popolati da persone prevalentemente anziane che hanno bisogno di un punto di riferimento, come la farmacia, devo dire, si è contraddistinta in quest'ultima fase storica, soprattutto in tempo di Covid, già sulle vaccinazioni, come sui tamponi, come diciamo sui servizi connessi per i quali è stata proprio la regione ad avvalersi di questa rete territoriale. La norma non fa un'elencazione puntuale di quello che la farmacia può espletare, ma dice che tutta quella diagnostica che non necessita di un laboratorio d'analisi, quindi con delle caratteristiche molto puntuali, può essere svolta direttamente nelle farmacie, in particolare penso alla diagnostica da sangue capillare, per esempio, quindi non il prelievo di sangue, ma tutta quella diagnostica, la glicemia, il colesterolo e chi più ne ha più ne metta, che può essere assolutamente monitorata attraverso un accesso in farmacia. Ovviamente questa è una norma, ci saranno probabilmente anche interventi della Giunta regionale che andranno a disciplinare in maniera più puntuale le caratteristiche e gli standard, per esempio, che devono avere i locali che ospiteranno questi servizi, ma l'aspetto importante è appunto questa nuova frontiera che si inserisce anche in un lavoro di costruzione di quella medicina territoriale per la quale i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevedono la realizzazione di ospedali di comunità, case di comunità e quindi in qualche modo un investimento reale sul territorio che vada a integrare i servizi della rete ospedaliera, che soprattutto possa rappresentare davvero una porta d'accesso per la sanità pubblica. Quindi già oggi le farmacie fanno per esempio tutta l'attività di CUP, sono partite anche con la vaccinazione Covid e anti-influenzale, oggi ecco, si completa questo panorama e ci auguriamo davvero che l'adesione delle farmacie sia massiccia e puntuale sul nostro territorio così vasto e così articolato. La Regione Toscana si adegua a una normativa di carattere nazionale per offrire maggiori servizi in dei presidi come quelli farmaceutici presenti di fatto in ogni città toscana. È l'opportunità di erogare servizi aggiuntivi sul fatto, per esempio, dei prelievi del sangue, sulla parte diagnostica, su alcuni elementi che possono essere alleggerire il carico di alcuni cittadini nell'ambito dei plessi ospedalieri. Questo può essere fatto anche in locali adiacenti alle attuali farmacie. È un investimento che non può essere obbligatorio per quanto riguarda le farmacie, è un auspicio di erogare servizi aggiuntivi, un'opportunità che la Regione Toscana consente sulla scia della considerazione oggettiva del fatto che le farmacie sono un presidio importante. Vi ricorderete quanto fatto anche nella scorsa legislatura dal sottoscritto, che portò nelle farmacie i CUP, che ha cercato di portare maggiori servizi aggiuntivi. Alcuni esami diagnostici possono essere fatti e refertati direttamente in ambito farmaceutico. Ovviamente serve la presenza di personale specializzato, serve la possibilità di avere locali idonei, serve comunque, è un'opportunità essenzialmente per erogare maggiori servizi in maniera capillare anche in quella Toscana diffusa dove non sempre le persone riescono a accedere ai servizi ospedalieri.
In Consiglio regionale è stato presentato il Premio Innovazione 2024, un premio di cui in questi giorni si apre il bando, che starà aperto per un mese, rivolto alle imprese del territorio toscano. Imprese innovative, start-up, che possono presentare progetti su svariati temi. Si parla infatti di innovazione, profili di ricerca, digitale, sostenibilità. Si tratta di un premio dedicato ad Amerigo Vespucci e la Regione Toscana invita tutte le imprese che lavorano nel sistema dell'innovazione e non solo. Noi andiamo ad ascoltare nelle interviste ancora di più quali sono i temi e qual è il motivo di questo premio tanto importante per il Consiglio regionale. Veniamo con forza, come avete già sentito dalla Presidente, che è di Confindustria, la partnership con la Regione per questo premio. È la 7ª edizione. Siamo confortati anche dai risultati delle edizioni precedenti, con grande partecipazione. In modo particolare siamo felici che possano nascere start-up innovative che poi piano piano possono diventare anche imprese, e anche questo è una parte dello scopo, oltre che creare innovazione all'interno delle aziende. Quest'anno il tema è ESG, e quindi molto importante, è un tema che dobbiamo tutti portare avanti, perché dobbiamo andare in quella direzione. Ci auguriamo che ci siano tante presenze come in passato e progetti importanti, perché siamo convinti che i talenti fanno crescere l'economia della nostra regione. Grazie. Una di quelle iniziative di cui vado orgoglioso, non perché ormai 7 anni fa sia stato uno dei promotori, ma perché penso che si manda un grande messaggio a chi cerca di scommettere sul futuro. Le istituzioni ci sono al fianco di chi vuole costruire innovazione, di chi vuole costruire imprese che sanno affrontare i mercati del presente e del domani. Abbiamo deciso ormai da qualche anno di tornare a dare il nome al premio Innovazione Premio Vespucci, perché ricordiamo un grande toscano che ci ha insegnato che bisogna sempre cercare territori inesplorati, bisogna avere la capacità di trovare strade nuove. Sono quelli per cui abbiamo portato alla luce soprattutto in questi ultimi anni tantissimi progetti, per un totale di 350 progetti. Abbiamo premiato oltre 60 imprese start-up innovative che in questi anni hanno avuto occasioni tangibili di crescita, sviluppo e visibilità. L'edizione di quest'anno noi crediamo che possa ancora far crescere questa iniziativa e quindi il premio, anche per la scelta convinta di Confindustria Toscana e del Consiglio regionale di puntare su un tema che oggi incrocia una delle principali sfide che stanno affrontando le imprese nell'attuale contesto socio-economico e geopolitico, che è la sfida della sostenibilità sociale. Abbiamo quindi dedicato la sezione speciale di questo premio proprio al tema dell'innovazione dedicata alla sostenibilità sociale. Andremo a premiare imprese e start-up innovative e anche spin-off accademici che si sono distinti su questo tema, che applicano nelle loro realtà i principi ESG e che quindi mettono al primo posto anche i temi che sono la valorizzazione delle diversità, dell'inclusione in azienda, il benessere e la salute dei propri dipendenti. Da oggi apre il bando, che sarà aperto per un mese fino al 12 novembre prossimo, al quale si partecipa in maniera molto semplice. Si va sul sito del premio, Premio Innovazione Toscana, alla sezione bandi, si scarica il bando 2024, si partecipa a una delle 4 sezioni previste dal premio, oltre alla sezione speciale Innovazione e Sostenibilità Sociale, le 3 sezioni che confermiamo anche quest'anno: startup innovative, brevetti, ricerca, sviluppo e innovazione digitale sostenibile. Partecipando al premio, che è un bando aperto a tutte le imprese di tutti i settori e tutte le dimensioni, alle start-up innovative di tutta la Regione Toscana, si concorre a opportunità molto concrete, quindi a contributi fino a 15.000 euro, anche più piccoli di 5.000 euro, e soprattutto a occasioni di visibilità. Quest'anno avevamo preso un impegno anche negli anni scorsi, inseriamo oltre a questa novità della sezione sostenibilità sociale anche delle migliorie da un punto di vista di organizzazione e di procedure. C'è già tanta curiosità e quindi tanta aspettativa per questo importante premio. Poi appunto questo è il primo anno in cui viene annunciato appunto il presidente della commissione giudicatrice, e quindi adesso inizierò a lavorare appunto per comporre al meglio questa giuria. Siamo tutti sulle spine per vedere un po' di cosa si parla quando si tratta di innovazione e sostenibilità. Siamo giunti al termine del nostro appuntamento settimanale con il Consiglio regionale della Toscana. Noi ci fermiamo qua e vi diamo appuntamento alle nostre prossime edizioni. Regione Toscana, il Consiglio regionale.